Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di sopracciglia. Anzi, il video di oggi sarà molto molto pratico perché vi faccio vedere come tingo le mie sopracciglia. Ho iniziato a farlo non da tantissimo tempo, sono credo un paio di mesi al massimo e quindi questa è praticamente la terza volta che lo faccio. Non sono assolutamente un'esperta nel settore, quindi se avete dei consigli da darmi fatelo con un commentino qui sotto e vi faccio vedere quello che sto facendo appunto. Quello che ho fatto nelle ultime due volte. Sono andata da un fornitore per parrucchieri qui vicino a casa mia e gli ho detto: mi dai una tinta per sopracciglia? Mi hanno dato questa qui, che è praticamente di una marca che si chiama Beauty Lash, però il resto non so pronunciarlo perché è scritto, credo sia in tedesco, quindi non ho proprio la minima idea di come si pronunci neanche una parola di tutto quello che c'è scritto qui sopra. So solo che è vegano perché c'è il marchio vegan. Questa qui è una tinta che può essere utilizzata sia sulle sopracciglia sia sulle ciglia, quindi se volete tingere le ciglia potete farlo direttamente con questo. Non so neanche quanti siano i colori in tutto, io ho preso il colore Dunkel Brown, vediamo si dica così, che è un castano scuro freddo. Mi stava dando il ragazzo un castano media intensità, però avevo visto dalla foto che era molto rossiccio, molto arancione, quindi ho detto no, dammi qualcosa di più scuro e freddo e ho preso questo colore qui. Calcolate che ho visto vendono anche sul loro sito internet, che vi lascio qui sotto nell'info box. Non ho ordinato dal sito, quindi non ho la minima idea di come funzioni, di quanti siano giorni che ci mettono più o meno per mandarvi il pacchetto. Io l'ho pagata in negozio circa 14 euro, qualcosa del genere, però ho visto che sul sito costa 9,90, 9,99, qualcosa del genere. Ovviamente quando dovrò riacquistarla lo farò sul loro sito. Siccome sapete quanto io sono fissata con le sopracciglia e ho sempre voluto fare il tatuaggio, però sono, a parte che costa tantissimo, sono anche molto spaventata perché non so poi che cosa esce fuori. Ho detto qualche mese fa, sono stata così cretina da non aver mai pensato alla tinta per le sopracciglia, quindi sono andata e l'ho presa. Questa cosa è molto utile soprattutto se come me tingete i capelli più scuri, perché che cosa succede? Le sopracciglia ovviamente rimangono più chiare dei capelli. Io sono bionda cenere, quindi mi ritrovo con i capelli scuri di un castano scuro e poi le sopracciglia chiarissime, quindi sembra che io non abbia quasi sopracciglia. Non mi ricordo neanche ogni quanto dicono di fare questo trattamento, questa tintura. Io lo faccio all'incirca ogni 3 settimane. Calcolate che l'effetto bello pieno rimane per un paio di settimane, però siccome alla fine non ho mai tempo, mi ritrovo sempre a farlo dopo più di 3 settimane. L'effetto, il colore ancora c'è leggermente, però ovviamente non sono come appena fatte, quindi dovrei farle molto più spesso. All'interno trovate il libretto delle istruzioni. Poi ci sono anche dei dischetti che servono tipo da mettere sotto, sopra l'occhio, non mi ricordo perché io non voglio fare la tinta alle ciglia, quindi quelli li ho praticamente fiondati via. E poi c'è questa scatolina qui, cioè c'è un piccolo scovolino che serve per andare a pettinare le sopracciglia. E poi ci sono 2 tubettini, su uno c'è scritto Color Gel 1 e sull'altro c'è scritto Developer Gel numero 2. E poi c'è questa vaschettina in plastica dove voi potete andare a mettere i 2 gel. Vi spiego come funziona così a voce, perché in realtà quando bisogna farlo bisogna essere molto veloci, quindi ve lo spiego prima e poi lo faccio direttamente, così cerchiamo di non fare casini. Allora, c'è scritto il set di tinture è disponibile in 3 tonalità diverse, quindi già uno dei nostri dubbi è stato risolto: castano, castano scuro, che è quello che ho preso io, e nero. Questa confezione è sufficiente circa per 8 tinture. Si raccomandano di non mischiare il contenuto dei 2 tubetti, perché cosa succede? Vedrete che andrò a mettere il primo gel, che è diciamo la tinta vera e propria, sulle sopracciglia, però sembrerà che io non stia mettendo nulla, perché diciamo questo gel ha bisogno di essere attivato e il colore si attiverà soltanto quando andrò a mettere il tubetto numero 2. Se poi li mischio prima di applicarli vado a fare un grande casino e le sopracciglia non si colorano. Prima di tutto, step molto importante, bisogna andare a sgrassare la zona, quindi io prendo un pochino di acqua micellare e passo molto molto bene nella zona qui delle sopracciglia e faccio proprio avanti e indietro per andare a sgrassare il più possibile i peli, perché che cosa succede? Se c'è un po' di crema, un po' di grasso della pelle sul pelo, ovviamente la tinta non prende così bene.
quindi vado a sgrassare bene i peli e il primo step è completato. Intanto mi preparo il timer qui sul telefono, magari aumento anche la luminosità che ce l'ho sempre bassissima, non si vede mai nulla sul mio telefono. Metto un pochino del gel numero 1 in una delle due vaschette che ci sono qui e questo sarà il primo gel che appunto andrò ad applicare sulle mie sopracciglia. Ok, a questo punto se vedete un po' della vaschetta è tinta, ma cerco di pulirla al meglio, ma rimane comunque un pochino tinta. Utilizzo questo pennello qui che è il Brow Line 322 di Zoeva, che è un pennello che non ho mai utilizzato perché non mi piace per fare le sopracciglia, diciamo, in generale. Però è molto rigido, quindi riesco a lavorare bene la tintura. Prendo un pochino di questo gel qui, ok, così lo vedete, e inizio ad applicarlo sulle sopracciglia. Mi raccomando, dovete stare attenti a mettere il prodotto solo dove volete, cioè cercate di non uscire fuori dalle sopracciglia, diciamo dalla forma desiderata, perché quello che ho fatto è stato, l'altra volta l'ho messa un pochino più fuori, però la tinta per qualche giorno tinge anche un pochino la pelle, quindi avevo queste sopracciglia giganti, scurissime, erano abbastanza brutte. Quindi con un pennello cercherò di chiacchierare il meno possibile e sbrigarmi in questo passaggio, perché una volta messo il prodotto sulle sopracciglia dobbiamo attendere 2 minuti. La cosa brutta di questo gel è che non colorando non si riesce a vedere dove lo state mettendo, quindi dovete andare un po' così a fortuna, diciamo. Ok, faccio partire il timer e dobbiamo tenerlo all'incirca 2 minuti. Nel frattempo vado a pulire il pennello e cerco di pulire con un cotton fioc, che non so neanche dove ho qui intorno, forse devo attrezzarmi un po' meglio, un po' di prodotto che da questa parte forse è uscito leggermente fuori dalla forma. Nel frattempo preparo qui vicino a me o una salviettina o un cotton fioc, perché quando il prodotto si è asciugato dovrò andare a rimuoverlo. Dicono anche che se si vuole un effetto super intenso si può attendere fino ai 5 minuti. Consigliano anche, se volete, di utilizzare una matita per andare a disegnare il contorno delle ciglia, delle sopracciglia, se magari non si è così tanto precisi e non si vuole rischiare che il secondo gel vada fuori dalla forma. A questo punto sono passati i 2 minuti, anzi sono passati anche 2 minuti e mezzo. Con una salviettina passo sulle sopracciglia perché vado a rimuovere l'eccesso del gel che non si è asciugato nel frattempo. Ok, adesso c'è la parte quella più rischiosa, cercherò di sbrigarmi. Vado ad applicare il secondo gel qui nella seconda vaschettina e vedrete che appena questo gel tocca quello che ho sulle sopracciglia, le mie sopracciglia diventeranno scurissime perché la tinta si va ad attivare. Cercherò di sbrigarmi perché devo tenere su questo secondo gel 1 minuto e poi andare a risciacquarlo con un cotton fioc leggermente umido come questo qui. Quindi lo tengo a portata di mano e mi sbrigo a fare questo passaggio. Ok, vedete come diventano subito scurissime. Ok, attendo 1 minuto e vado a risciacquare le sopracciglia. Speriamo che questa volta abbia fatto una forma decente. Guardandomi così dalla macchinetta mi sembra di sì. Auguratemi buona fortuna. Ok, 1 minuto è passato e vediamo che cosa è uscito fuori. Vado a togliere l'eccesso. Beh ragazzi, questa volta mi sembra di aver fatto un buonissimo lavoro. Cioè mi sembra di non essere uscita così tanto dai bordi. Potrà sembrare una differenza quasi minima, ma vi posso assicurare che per chi ha il colore delle sopracciglia così tanto diverse da quello dei capelli è davvero una grande differenza. Io ci metto la metà del tempo a realizzare le mie sopracciglia, ora che sono già di per sé più scure invece che partire da una base molto molto chiara. Quindi ragazzi, questo praticamente è quello che faccio io per tingere le sopracciglia. Come vedete non è una differenza wow, hai le sopracciglia tatuate, però per me fa davvero tanto la differenza. A fare questa cosa ci vuole pochissimo, cioè ci vogliono 10 minuti e avete le sopracciglia fatte. Ovviamente io ho chiacchierato, quindi ci ho messo un pochino di più, però in 10 minuti, tempo che tirate fuori tutto e rimettete tutto a posto, avete tinto le vostre sopracciglia e non siete neanche usciti di casa. Spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Ricordatevi di mettere un bel pollice all'insù oppure di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!